tutti. Siamo qui per la presentazione del testo Fare informazione della Chiesa di Francesco Aprile e diamo il benvenuto a tutti voi che questa sera siete intervenuti qui. Io sono Maria Grazia del GAI, ho il compito di introdurvi a questa tavola rotonda e permettetemi di esprimere anche la gioia con cui faccio questo, soprattutto perché conosco Francesco, conosco la passione con cui lavora su questi temi e ho condiviso anche con lui pensieri, riflessioni, passione appunto per questi temi della formazione. Sono con noi, oltre all'autore, Francesco, il nostro arcivescovo, Monsignor Donato Negro e Don Emilio Salvatore, docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Vi ringraziamo e vi diamo loro il benvenuto. Allora, Francesco, formatore e counselor, è alla sua seconda pubblicazione dopo la PC del Carmelita e in questo lavoro, come del resto in tutti gli altri lavori che ha fatto, mette insieme competenza professionale ed esperienza e possiamo dire lo fa con uno stile particolare, che è lo stile di Francesco, molto fresco, simpatico e che veramente invoglia la lettura. È un manuale per educatori, per catechisti, una sorta di ferri del mestiere, come li definisce lui, per tutti coloro che nella Chiesa si occupano di formazione. Ci offre una sintesi dei criteri per una formazione efficace, mettendo insieme principi altissimi e un sapere pratico. Il testo infatti si struttura proprio a partire dalla logica della formazione, passa poi a rassegna la gestione del gruppo, la strutturazione di un percorso, fino ad arrivare alla strutturazione di ogni singolo incontro. È un lavoro importante perché raccoglie la richiesta forte che fanno molti formatori nelle parrocchie e forse sono dotati di buona volontà, di energie, desiderosi anche di rinnovare le riforme con cui si fa catechesi, ma che a volte si chiedono come fare. Ecco, questo è quello che fa Francesco, non solo dice come fare, ma sottolinea un aspetto importante, che per fare c'è bisogno di un pensare, è quello che cerca di fare anche nel testo, no? Indicare come il fare non è mai sganciato dal pensare la formazione, che proprio questo rende la formazione realmente efficace e ancora più vero l'annuncio. E questo è importante, soprattutto in questo momento in cui la Chiesa sta riflettendo molto, in questo decennio, sul tema dell'educazione. È stato pubblicato pochi mesi fa, sono stati pubblicati gli orientamenti pastorali per il decennio, che mettono proprio al centro il tema dell'educazione. E questo contributo va proprio in questa direzione, cioè di affermare che per educare alla vita buona del Vangelo, così si intitola il testo dei Vescovi, passa anche dalla cura e dalla formazione di formatori che sono competenti e appassionati. Ringraziamo Francesco per questo contributo, diamo subito la parola al signor Donato Negro per il suo saluto. Sono davvero lieto questa sera di condividere con voi la presentazione di questo testo che sarà, credo, per tutti quanti un godimento spirituale. Si legge in maniera molto spedita, non perché sia facile nei contenuti, sono molto, molto profondi, nascono da competenza scientifica, soprattutto a livello di scienze umane, ma anche di esperienza formativa. Ma soprattutto perché è scritto con brio, con leggerezza, con simpatia, fa trasparire tutta una passione educativa dell'autore. E allora, gustiamoci questa serata alternativa, diversa, controcorrente, un sabato sera in cui noi possiamo entrare un po' dentro a questo stile educativo e poi percorsi, gruppo, eccetera. E come ci sarà presentato, penso, dall'autore e da Don Emilio. Però, una sola raccomandazione, non fermiamoci qui, leggiamo il testo. Grazie.